Nei locali concessi dalla Curia Vescovile, una onlus fanese, la Dimora, svolge il nobile compito di sostenere una cinquantina di ragazzi italiani e stranieri in difficoltà dal punto di vista scolastico e familiare. Una agguerrita e motivata brigata di 30 insegnanti, per lo più a riposo, ma alcuni di loro ancora nel pieno dell'attività lavorativa, danno il meglio della loro missione, spogliata da quella opprimente cappa della burocrazia, e cioè aiutare ed ascoltare i ragazzi, sia di elementari medie che di superiori. È bello per i ragazzi perché sanno già che sono di fronte a persone che sono lì per loro, no? Noi siamo lì proprio per loro e quindi si sentono immediatamente nelle condizioni ideali per tirar fuori quello che possono. Anche i risultati ci hanno dato ragione, perché in questi anni la maggioranza dei ragazzi, ma proprio veramente la maggioranza di quelli che hanno seguito, sono stati tutti promossi, quindi anche il risultato scolastico è stato buono. La vostra è una onlus, quindi chiaramente si basa sul volontariato e siete alla ricerca di persone come voi. Volontari, siamo a ricerca di volontari e io invito i colleghi a venire anche un'ora soltanto, una volta alla settimana o anche una volta ogni 15 giorni, perché qui c'è il cuore dell'attività dell'insegnante. Se altri colleghi o ex colleghi abbracciano questa missione di volontariato, altri ragazzi in difficoltà potrebbero essere seguiti ed aiutati nel loro percorso formativo, ispirati da colei che illuminò con la sua testimonianza di vita i fondatori della onlus, Emma Maria Roghetto. L'associazione è nata sulla scia di quello che faceva Emma Roghetto, che accoglieva, era un insegnante, che accoglieva i suoi alunni e accoglieva nella sua casa i ragazzi in difficoltà. Poiché ci è parsa una cosa molto bella dopo la sua scomparsa, il marito, le amiche hanno pensato di continuare quella sua opera, in cui chiaramente crediamo anche noi, perché avevamo dei valori condivisi. Come si fa a entrare in contatto con voi? Chi vorresse? Si può venire qui alla dimora, che è aperta tutti i pomeriggi dal lunedì al giovedì dalle 3 alle 5. Il telefono è 0721 807354. Oppure c'è anche un cellulare 339 3317 683.